La via del futuro, nuovo bando del Consiglio regionale a favore dei comuni toscani. Piombino, arrivata la Golar Tundra, la nave rigassificatrice. Giani, ci sono tutte le garanzie di sicurezza. Eventi, una regata nel segno della solidarietà e nel rispetto ambientale, presentata in Consiglio regionale. La manifestazione non è una regata, che si svolgerà all'Elba all'insegna della solidarietà e dell'ambiente. Il Consiglio regionale della Toscana mette a disposizione dei comuni toscani anche per il 2023 oltre 1 milione di euro derivante dagli avanzi di amministrazione, 1.050.000 euro per la precisione, per promuovere e sostenere progetti volti alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, all'accesso alla cultura, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, regionale e delle distinte identità culturali del patrimonio toscano, alla mobilità sostenibile. Sono stati destinati 550.000 euro complessivi, 200.000 euro alla promozione e alla lettura e 300.000 euro all'inclusione scolastica attraverso l'acquisto di arredi per studenti diversamente abili. Il bando è intitolato La Via del Futuro. Ce ne parla il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Innanzitutto permettetemi di ringraziare tutto l'ufficio di presidenza, tutta l'assemblea legislativa, perché queste risorse che derivano dall'avanzo d'amministrazione, e lo spiego, lo dico alle cittadine e ai cittadini toscani, risorse e costi della politica che noi siamo riusciti a ridurre e che mettiamo a disposizione attraverso le amministrazioni comunali delle cittadine e dei cittadini della Toscana. Circa 1 milione di euro per un progetto che chiamiamo la Via del Futuro. Via come verde e il sostegno alla mobilità sostenibile, inclusiva, così mettendo a disposizione risorse per arredo urbano, arredo scolastico per studenti con disabilità, è aperta, aperta come le pagine di un libro, e quindi risorse che mettiamo a disposizione per la promozione della lettura. Insomma, la Via del Futuro è una strada da costruire insieme a tutti i comuni della nostra regione. E adesso sentiamo il commento da parte dei due vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci. Bando importante che dimostra quanto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sia aperto a elementi di innovazione, parla al futuro, parla ai giovani, parla all'inclusività, parla a una Toscana verde, a una Toscana che vuole essere innovativa. Lì sta la tematica del rispetto dell'ambiente, con l'innovazione per quanto riguarda i veicoli elettrici, le opportunità per i comuni, per quanto riguarda anche le scuole, l'inclusività, la possibilità di fare degli arredi ovviamente per i ragazzi disabili, ma non solo, incentivi anche alla lettura, quindi una risposta culturale, una risposta di inclusività, una risposta di opportunità, una risposta di futuro. Quindi un Consiglio regionale che dimostra, che mette da parte, diciamo, le bandiere dei singoli partiti e che in maniera unanime riesce a dare delle risposte di innovazione a sostegno di interventi che fanno della Toscana una regione sempre più moderna, innovativa e sempre più una regione d'Europa. Anche quest'anno siamo riusciti a risparmiare sui costi della macchina del Consiglio regionale e insieme tutti i membri dell'ufficio di presidenza, e per questo voglio ringraziare il presidente Matteo, siamo riusciti a elaborare una proposta che potesse parlare anche alla Toscana del futuro. Questa Toscana che possa veramente essere una terra di prospettiva per lo sviluppo sostenibile, per la cultura, per il turismo, la via della Toscana e del futuro. Sono particolarmente contento che vi sia ancora attenzione ai ragazzi diversamente abili quest'anno per il mondo della scuola, per gli arredi. Abbiamo ciascuno di noi dato, ecco, collegialmente un contributo importante per far sì, ecco, che vi possa essere un'attenzione verso la Toscana del domani partendo dai giovani. La nostra attenzione continua a essere viva per le amministrazioni comunali. Ciascuna di esse potrà partecipare per un progetto fino, ecco, a un massimo di 15.000 euro di contributo per quel progetto. Aiuti concreti, grazie ai risparmi della politica, e
una bella pagina che si rinnova anche quest'anno grazie appunto alla legge regionale numero 1 per realizzare le finalità statutarie del Consiglio regionale. Sentiamo adesso le parole della consigliera segretaria Federica Fratoni. Sì, io credo che sia un intervento che l'Ufficio di Presidenza ha inteso intraprendere proprio per connotare ancora di più le proprie finalità istituzionali nel senso della sostenibilità, quindi un bando rivolto alle amministrazioni locali per favorire quelli che poi sono gli obiettivi di Agenda 2030, quindi la sostenibilità che si declina con una sostenibilità ambientale e quindi la mobilità dolce, ma anche una sostenibilità di carattere sociale, quindi l'inclusione scolastica, lo stimolo alla lettura, sono obiettivi alti sui quali il Consiglio regionale intende esattamente connotare ancora di più quelle che sono le proprie vocazioni statutarie. Quindi da un lato diciamo un bilancio che ci consente in perfetta salute di poter erogare risorse comuni, dall'altro un grande patto con le amministrazioni locali per sviluppare una società ancora più improntata appunto ai temi della sostenibilità come ci insegna l'Europa, ma come ci insegna anche il nostro Papa nella Laudato Si, dove declina il termine di sostenibilità esattamente con questo filo rosso che tiene insieme gli aspetti ambientali con quelli sociali e con quelli economici. Io credo che sia l'unica strada percorribile per un progresso che ci consegna una stagione di crescita per il futuro prossimo. Infine l'intervento di Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura. Come Presidente della Commissione Cultura sono molto contenta che l'Ufficio di Presidenza abbia stabilito questa misura di finanziamento attraverso i bandi su progetti dedicati alla lettura. Gli Stati Generali della Cultura che il Consiglio insieme alla Giunta sta portando avanti hanno individuato in una proposta di legge a mia firma ma poi trasversalmente accolta da tutti i colleghi della Commissione Cultura una proposta di legge al Parlamento sulla lettura nelle scuole, una piccola rivoluzione che ci consente, se il Parlamento vorrà approvarla, di introdurre ogni giorno nel diario scolastico, nell'orario scolastico, uno spazio di libertà per la lettura libera di ragazzi, ragazze e insegnanti. È una cosa piccola che però vorrebbe trasmettere il senso di una buona abitudine che i ragazzi possano cominciare ad avere di nuovo. Nasce da una buona notizia: dopo il Covid il pubblico dei lettori giovani è aumentato e il numero di libri letti annualmente è aumentato nella fascia di età più giovane, quindi questo ci ha fatto pensare che con un po' di tempo a disposizione, una buona abitudine, i giovani possono ricominciare a frequentare i libri su carta. La legge farà il suo corso, ma tutto questo si inserisce in un quadro di iniziative che grazie all'Ufficio di Presidenza e all'avanzo del Consiglio saranno possibili sui territori per cominciare a diffondere buone pratiche in parte già esistenti sulla lettura a scuola. Un aiuto agli insegnanti e un segnale di quel rapporto stretto tra cultura e offerta formativa nelle scuole che i cittadini ci chiedono e ci hanno chiesto anche nei sondaggi che abbiamo fatto negli Stati Generali. È arrivata a Piombino poco dopo le 21 dello scorso 19 marzo la Golar Tundra, la nave rigassificatrice. È una nave imponente, spiega Eugenio Giani, commissario straordinario per l'opera, perché è lunga 292 metri, con un'altezza di 55 metri e una larghezza di 43. Ogni settimana sarà affiancata da una delle navi rigassificatrici che arriveranno e porteranno il gas liquido, e dentro la nave ci sono tutte le apparecchiature che trasformano il gas e lo immettono nel gasdotto. Sulla presenza della Golar Tundra nel porto di Piombino ci sono tutte le garanzie di sicurezza, ha poi spiegato. Quello che ritengo è che in questo momento dobbiamo concentrarci su quello che l'Italia dà a Piombino per questa situazione di oggettivo disagio, anche se è stato fatto di tutto per garantire la sicurezza. Sentiamo il commento di Giacomo Bugliani del PD, che conferma la positiva gestione sulla vicenda da parte della Regione, e il commento di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle.
Io credo che l'atteggiamento che il Presidente della Giunta regionale ha avuto su questo tema sia sempre stato estremamente chiaro e coerente. Da una parte ravvisando la necessità di un intervento che va a rispondere ad una serie di esigenze che non possono essere sottaciute per i nostri territori, ma dall'altra parte con la volontà di mediare quanto più possibile per recepire le istanze dei territori. Quanto dichiarato dal Presidente della Giunta va in questa direzione e io sono convinto che anche grazie alla sua capacità di mediazione si potranno traguardare dei risultati importanti anche su questo tema. Quelle che Eugenio Gianni chiama compensazioni sono delle misure che spetterebbero di diritto a questa porzione della costa che è stata bistrattata e penalizzata per tanti anni. Quindi, a distanza appunto di tutto questo tempo, sentir dire che quelle compensazioni sono qualcosa che viene dato in cambio dell'accettazione della nave rigassificatrice, per cui appunto un piano di sicurezza ancora noi non abbiamo potuto vedere, credo che sia molto grave e soprattutto sia ingannevole nei confronti delle persone. E questo non lo possiamo accettare. Sarà una 3 giorni all'insegna della sostenibilità ambientale, quella organizzata dall'associazione Riduci l'impronta dall'8 al 10 aprile, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana. L'iniziativa, dal titolo Questa non è una regata, ha come base principale Porto Azzurro all'Isola d'Elba. È un'iniziativa che mette insieme tanti temi in cui crediamo fortemente, ha commentato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana. È davvero bello oggi poter essere qui in Consiglio regionale, è anche un modo per ringraziare il gruppo Elba per quello che fa ogni giorno, è un po' la nostra idea di Toscana, il rispetto dell'ambiente, il sostegno a chi soffre di più, a chi ha bisogno di avere le istituzioni vicine. Questa iniziativa che avverrà intorno al weekend di Pasqua è un modo anche per raccogliere risorse per sostenere iniziative a sostegno dei diversamente abili. È un progetto che va avanti da tempo, è un progetto molto bello, è un progetto che ci vede tutti vicini. David Sassoli diceva: la speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno. Ecco, penso che questa iniziativa vada esattamente in questa direzione e oggi essere qui e presentarla in Consiglio regionale dà il senso della strada da percorrere. Questa iniziativa rafforza la struttura esistente del gruppo Elba, da tempo impegnata in una finalità sociale, ha detto Marco Landi, consigliere regionale e portavoce delle opposizioni. Sì, questa iniziativa innanzitutto rafforza quello che è l'attività del gruppo Elba, che viene svolta da tantissimi anni e negli ultimi 10 anni a Porto Azzurro, presso la struttura ricettiva dei Sassi Turchini, che è una struttura ricettiva dedicata al turismo sociale, dove nei mesi estivi per 1 o 2 settimane trovano spazio e attività da svolgere i ragazzi del gruppo Elba. Una sinergia, quella con l'Isola d'Elba, che nasce prima, già si facevano delle iniziative sociali di questo tipo a Marina di Campo e poi ora si è rinsaldato su Porto Azzurro grazie anche alla disponibilità del Comune, ma soprattutto grazie a questa associazione che non senza sacrifici e tanta fatica, insomma, è riuscita a costruire in questi poco più di 10 anni attività sociali così importanti. Questa è un'iniziativa che si collega, che va al di fuori del periodo estivo, un'iniziativa che cerca anche di sviluppare un interesse ambientale importante con riferimento appunto al tema dei rifiuti, in particolare in mare e delle plastiche, e sicuramente sono iniziative che noi speriamo trovino successo anche per uscire da quello che è soltanto l'ambito estivo, e quindi innanzitutto un ringraziamento a chi ha reso possibile questa iniziativa, a tutti i ragazzi del gruppo Elba, e credo che debbano essere sostenuti perché veramente sono iniziative
che poi all'interno di un'isola combinare anche il tema ambientale, dei rifiuti, delle plastiche in mare, insomma, trova una sinergia veramente importante. Importante iniziativa anche secondo Daniele Romoli del comitato promotore Riduci l'impronta. È praticamente una veleggiata amichevole che serve a sensibilizzare per andare appunto all'Isola d'Elba le persone su due temi che riguardano la sostenibilità e anche la solidarietà. Per quanto riguarda la sostenibilità, noi con la nostra passione di velisti avendo sempre avuto la direzione dell'Isola d'Elba come meta, abbiamo sempre trovato, sempre più spesso, dello sporco sia in mare che sulle spiagge, quindi è nata la volontà di fare qualcosa per il territorio. E arrivando appunto all'Isola d'Elba, e ringrazio perché ci ha ospitato diciamo da sempre, siamo venuti a conoscenza della struttura dei Sassi Turchini, a cui fa capo il gruppo Elba, che è una struttura ricettiva per la congiunzione di persone, quindi appunto la sensibilizzazione è anche verso questa struttura. Si parte da davanti di Punta Ala, a seconda della meteorologia o ci indirizzeremo verso subito il Golfo di Porto Azzurro oppure verso l'isola di Cerboli o Palmaiola per poi comunque fare capo al Golfo di Porto Azzurro, quindi Marina di Porto Azzurro e quant'altro. Verrà dato un punteggio che verrà assegnato in base all'arrivo, quindi chi arriva prima o chi arriva dopo, ma anche e soprattutto alla raccolta dei rifiuti del giorno dopo, che si svolgerà sulla una delle spiagge dell'Isola d'Elba, o la spiaggia di Reale o quella di Barbarossa. Però il punteggio verrà aumentato in base anche alla raccolta, sempre meteo permettendo, dei rifiuti trovati in mare. Quindi aumenterà il punteggio a seconda del rifiuto ripescato. E quindi poi verrà tutto convogliato al Comune di Porto Azzurro, che poi a seconda del tipo di rifiuto verrà smaltito nella maniera più appropriata. Sono 8, 9, 10 aprile, si parte l'8 mattina, verrà fatto un briefing. Cercheremo di partire sempre in sicurezza, però cercheremo di partire il sabato mattina per arrivare il sabato pomeriggio, diciamo, nel comune di Porto Azzurro, fare capo alla struttura dei Sassi Turchini e poi ne segue. Verranno poi dati i guanti e materiale per il recupero, e ringraziamo anche la regione per il contributo che ci ha dato. E poi appunto verrà fatta questa premiazione. Ci sarà anche del personale, oltre a quello che arriverà da mare, come noi, ma anche quello che arriverà da terra, quindi con il traghetto, e farà capo anche loro alla struttura. Infine le parole di Lorenzo Franchi per l'associazione volontari Gruppo Elba, che opera sul mare e sulla spiaggia al fine di raccogliere più rifiuti possibili. L'iniziativa, appunto, insomma, il comitato Riduci l'impronta, alla fine nasce spontaneamente da un gruppo di persone, di amici con la passione della vela, e coinvolge il gruppo Elba da subito, perché il gruppo Elba con la sua struttura di Sassi Turchini diventerà poi un pochino il fulcro a terra di questa iniziativa. Il gruppo Elba dai primi anni 90 è sull'Isola d'Elba e quindi ormai ha un legame con il territorio più che consolidato. Riduci l'impronta va nel senso della sostenibilità ambientale, e noi anche nella nostra struttura di Sassi Turchini, che è una struttura che ospita sia l'associazione Gruppo Elba ma ospita anche tantissime altre realtà del territorio toscano e non soltanto del sociale, quindi persone con disabilità e tanti altri gruppi, sarà un pochino appunto il fulcro a terra in cui si faranno tutte le iniziative collaterali alla raccolta. Raccolta che inizierà in mare, come vi spiegavano prima, e inizierà poi la domenica mattina dalla piazza di Porto Azzurro. E, insomma, mi fa piacere ringraziare il comune di Porto Azzurro, il sindaco e l'assessore Guelfi che hanno messo a disposizione, metteranno a disposizione il materiale per fare la raccolta.
tentando di coinvolgere anche chi non sarà arrivato in barca con noi attraverso la regata, ma sarà sul luogo. La domenica sera faremo una premiazione che metterà assieme sia l'abilità marinara che anche chi più ha raccolto, è riuscito a raccogliere.